Buongiorno, sono le 1:30, credo. Sì. Sto andando al mio appuntamento di lavoro e con me c'è il guastafeste, piccolino, che dovrò lasciare un attimino da suo papà, intanto siamo lì vicini, quindi lascio lì e poi vado al colloquio. Tanto non sono solo io, ma ci sono le mie anche vecchie colleghe, siamo 5 o 6, credo. Comunque oggi qua è una bruttissima giornata, sembra autunno e niente, stiamo camminando perché c'è un pezzo di strada da fare, ecco. Sta piovendo. Peccato perché deve essere una bella giornata, ma niente. Stamattina siamo andati a fare un po' di spesa, domani è festa, domani è giovedì, oggi è mercoledì. Io sono presa. No, e adesso stiamo andando. Nel frattempo abbiamo avuto anche la bella notizia che lo zio di mio marito l'hanno preso alla BSF, quindi adesso arriva il bello, quindi sono molte altre novità, quindi andiamo avanti. Man mano ve li svelo. Adesso non svelo niente perché, per sfortuna, magari non voglio svelarne niente. Comunque, adesso cammino perché sta piovendo e poi ci vediamo dopo. Vi faccio sapere com'è andata. Ciao. Farvi vedere che hanno qui messo, come vedete là, dove c'è quella tenda colorata, il drive-in cinema. Cioè, in pratica il cinema è chiuso, quindi hanno sistemato il cinema che puoi entrare con le macchine e mangiare come vecchi tempi. Ed è molto bello. Noi stiamo camminando. Buongiorno amici, oggi è lunedì, sono le 9 e noi ci siamo svegliati ora, vero? Vero? Ciao a tutti, ciao, dove è furbetto? Ci vestiamo e poi veniamo. Ciao amici, allora, non sono stata molto presente perché siamo stati a sbrigare alcune cose, quindi non vi ho poi fatto sapere niente. Con il lavoro, come suo dice, meglio non dire mai niente, perché, cioè no, alla fine no, ho deciso io di non accettare le loro regole, ecco, perché la mia firma, quella di prima, era molto più elastica, molto più gentili, più se avevi bisogno comunque così è andato. Invece questi sono gentilissimi, cose, però purtroppo chi ci gestisce, cioè lo Stato, la Stadtwerke, quelli della luce, sono diventati tutti antipatici, cioè assurdo. Cioè, ci siamo rivisti dopo tanti tanti mesi. L'unica domanda che sta, l'unica cosa che ci hanno detto: qui non potete stare, c'è il coronavirus. Cioè, e ci hanno buttato letteralmente fuori.
Allocché abbiamo detto noi abbiamo noi aspettiamo la ditta del nome, quella nuova che è entrata, e gli abbiamo detto noi siamo la ditta nuova, perché ci ha chiamato a noi. Loro tutte con le facce tipo: oh, mamma mia, di nuovo qua. Già io quando capito così è meglio che me ne sto a casa, che è meglio, perché non è normale una cosa del genere. E comunque ho detto no. Poi comunque sia 3 ore di spiegamento, che noi già sapevamo comunque tutto, la gestione del locale che dobbiamo pulire cose, e poi alla fine la ditta non ci ha detto quando ci pagava. Io sono dovuta andare perché giustamente mio marito si doveva lavare, e io sono rimasta col bambino, e il bambino non poteva neanche entrare in piscina sempre per questo coronavirus, che comunque il coronavirus secondo me 7 persone ce l'hanno in testa diventate. Comunque questa è la prima cosa che è andata in porto male, diciamo questo. Quanto riguarda lo zio di mio marito, siamo andate a vedere sabato delle case, adesso comunque ci devono dare risposta e quindi vediamo un po' il da farsi. Incrociamo per quello, non dico niente perché sennò mai sia. E niente, questi giorni è stato un po' così, poi è stata un po' pioggia, un po' sono sentita male io di mio, quindi non ho avuto voglia di registrare e portarvi angoscia e tristezza. Comunque, sì, il mio bimbo vuole andare a tatà, ma oggi il tempo è sempre più brutto. E niente, domani ritornerà all'asilo, che domani è martedì. No, lui dice sempre no, ma poi va come bimbi normali. E niente, e qui c'è brutto tempo, sto aspettando mio marito. E oggi mia mamma ha fatto gli arancini, quindi finiamo quelli di mangiare. E piccolino qua buttato sul letto, vedete, sul lettone che fa casini suoi privati. E niente, questa è stata la delusione del lavoro. Infatti adesso devo chiamare la mia collega a vedere, perché sono curiosa di vedere quanto pagavano allora. E vediamo cosa mi dirà. Intanto ci sentiamo dopo che facciamo altre riprese. Vediamo se usciamo oppure non lo so. Vediamo. Ciao. Eccoci qua, siamo stati a fare la spesa e adesso piccolino giustamente vuole una macchinina dal famoso Müller. Siamo stati un po' in giro. No, questo no. Ce l'hai già. E niente, dopo vado a casa. Ci sono tante cose. Qua sono solo giochi per i bambini, ecco. Vedete? Niente, siamo stati a fare la spesa. Ho preso poca roba perché con lui non si può mai camminare. Non so se mi sentite con la maschera. Quella poi papà la prende. Noi prendiamo questa, vieni, guarda, ti faccio vedere, vieni. Questa qua, perché sennò va su quelle più costose. Ne ha una marea, sinceramente. E vuole sempre altro. Quindi gli faccio vedere quelle che vuole, poi stacco. Eccomi uscita finalmente. Non so perché si vede così buio. Ha voluto comprato questo, il suo regalino. Vieni, andiamo. No, no, andiamo, sono chiusi. Andiamo. Adesso il mio grande sta andando. Aspetta, mi pulisco perché mi sembra. Sta andando a prendere l'acqua. E nel frattempo cammino.
e poi vado a casa e ricarico il video, perché sono tanti giorni che non carico. Vediamo. Tante case ci sono qua. Vieni. E niente. Adesso vediamo il da farsi. Sì, ma dobbiamo aspettare Ilias che prenda l'acqua. E niente, questa è la situazione. Siamo in bilico, sempre con le case. Adesso andiamo a casa, vi carico questo video. Io vi saluto, vi invito a cliccare il like, a seguirmi, se non siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!